Locarno. Il bilancio al secondo anno dell'era Mer parla da solo. 80 lungometraggi che si sono alternati tra le varie sezioni e circa 186.000 spettatori che hanno assistito alle proiezioni. In attesa del gran finale arriva il giorno dell'Excellent Award alla carriera per Michel Piccoli, l'attore francese che ha lavorato con i più grandi, da Hitchcock a Buñuel, da Godard a Renoir, da Ferreri a Bellocchio, riceve il premio direttamente dalle mani del direttore artistico Frédéric Mer. Et moi j'ai la chance d'avoir deux métiers finalement. Comédien devant, réalisateur derrière, un troisième métier, acteur au théâtre, un quatrième métier. Je pense présenter dans 5 ans ma candidature à la présidence de la République française. A poche ore dalla fine, il Toto Faldo è ancora incerto. Come già detto, si attendono sorprese. Locarno chiude con il botto e sorride all'Italia. Faldo per la migliore opera prima a tagliare le parti in grigio, del regista milanese Vittorio Rifranti. Beh, aver vinto davvero è stata davvero una sorpresa, sinceramente. Premio speciale della giuria nel concorso Cineasti del Presente per Corso Salani per Imatra. Niente, grande soddisfazione perché, viste le condizioni di lavorazione, di realizzazione, insomma, già era stato un premio molto grosso essere selezionati in concorso. Pardo per la migliore interpretazione femminile va all'attrice spagnola Marianne Alvarez per il film Lo Mejor de Mí. Come pronosticato, premio per la migliore interpretazione maschile va ex aequo a Michel Piccoli e al giovane attore italiano Michele Vinitucci per la pellicola Fuori dalle corde. Mamma mia, che emozione! Premio per la miglior regia, anche qui a sorpresa, per Philippe Ramos, per il film franco-svedese Capitaine H. La saison commence à peine, j'ai déjà une coupe dans les mains, donc avant que je vous dise quelques mots, permettez-moi de faire ce geste qui me tient à cœur. Premio speciale della giuria è andato alla pellicola sudcoreana Memories, del trio di registi Costa, Farocchi e Green. Pardo d'oro per il miglior film viene attribuito a sorpresa alla pellicola giapponese I Know You Can, The Rebirth, del regista Masahiro Kobayashi. Per ora il Pardo va in vacanza. Au revoir, Locarno!